Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Soggetti Smarriti. I soggetti smarriti di cui vogliamo parlare oggi sono gli esseri animali non umani. Gli studiosi dividono la categoria degli animali, della quale facciamo parte anche noi, in animali umani e animali non umani. Nei riguardi degli animali non umani c'è una forte discussione. Per secoli questi animali non umani sono stati sfruttati, lo sono tuttora, nei loro confronti, però in atto una forte rivisitazione, specialmente per quanto riguarda i loro diritti. Partiamo da questo punto la discussione con l'ospite di oggi, che è il dottor Sergio Spirito, veterinario molto affermato in Foggia. Grazie per essere qui, dottore. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, diritti degli animali. C'è una rinnovata o comunque una aumentata sensibilità nei confronti degli animali non umani, è vero? È vero, è un'onda, spero, inarrestabile, che va avanti ormai da diversi anni, e i diritti degli animali, che sono da poco, se mi consenti, distinti come animali non umani, perché è un'espressione di un movimento che si è affermato, perché prima esisteva l'umano e gli animali, adesso esistono gli animali umani e non umani, ed è già un bel passo avanti. La terminologia non è indifferente, secondo me, perché rispecchia un modo di sentire. E gli animali sono ormai sempre più riconosciuti come esseri senzienti e in quanto tali portatori di diritti. Non è cosa nuova la dichiarazione dei diritti degli animali, la dichiarazione dei diritti degli animali è vecchia ormai di decenni, e però è un manifesto sempre bello, sempre vivo, sempre da seguire. Per fortuna si va avanti su questa strada, anche e non solo per gli animali a noi vicini, gli animali domestici che ci accompagnano nella nostra vita, cani, gatti e quant'altro, ma anche nei confronti dei cosiddetti animali da reddito, certo, nei quali la sensibilità e il rispetto devono sempre e ancora di più aumentare ed essere considerati, a prescindere dalle posizioni poi individuali di ciascuno, sulle quali comunque si deve riflettere, perché forse a prescindere, ripeto, dalle posizioni individuali, ne mangiamo troppi, ne sfruttiamo troppi e affamiamo il mondo per produrre proteine di origine animale. Assolutamente d'accordo, l'animale non è più considerato soltanto resto da una cosa, ma c'è anche questo aspetto legato all'alimentazione. Non è soltanto una moda, la larghissima diffusione di persone che adottano una dieta vegetariana o vegana, non è più un caso isolato l'appello a non mangiare l'agnello in periodo di Pasqua. Ricordiamo tutti in questi giorni le foto del presidente Berlusconi che si è fatto 5 agnellini, ma capita anche in altre culture. Negli Stati Uniti il presidente americano grazia un tacchino in occasione del Thanksgiving. Quindi anche da questo punto di vista l'animale sta avendo una nuova, rivalutando la sua presenza e i suoi diritti. Sì, è quello che secondo me è importante dire. A prescindere dalla scelta vegetariana o vegana, che è una scelta individuale, sempre nobile, sempre apprezzabile, sempre invidiabile, e però per non addentrarci in diatribe che spesso sono veramente fuorvianti dal problema reale, noi inquiniamo il mondo per produrre l'ira di Dio di proteine animali. L'Adriatico è pieno di scarichi, dei suinifici, di quant'altro viene scaricato per gli allevamenti intensivi. Tutto quello che noi mangiamo di proteine animali è ormai robaccia industriale prodotta a costi di sofferenza, di inquinamento e di impoverimento dei paesi terzi, che poi magari ci lamentiamo perché vengono da noi, cioè prima li abbiamo massacrati per decenni,
abbiamo affamato il mondo per decenni per avere la fettina quotidiana o anche per quello, adesso ci lamentiamo delle conseguenze della nostra gestione dissennata del pianeta. Il rispetto degli animali può servire anche a correggere queste linee di massacro e a portare a una produzione e anche a un consumo più consapevole. Fermo restando che vegetariani e vegani hanno tutta la mia ammirazione, il mio rispetto, e credo che sia una scelta alla quale dovremmo aspirare un po' tutti. Cambiamo argomento. In Via Capruzzi, in regione, è in discussione da tempo una legge sul randagismo. Nel frattempo la commissione randagismo lavora poco e male, a quanto pare, a quanto si vede qui da Foggia. Allora, la commissione randagismo non è più stata ricostituita, non è ancora stata ricostituita dall'insediamento della giunta del presidente Emiliano. Dovrebbe avvenire tutto questo in questi giorni. E questo è un fatto abbastanza grave. Non so quanto collegato al fatto che nel frattempo sono venuti fuori due disegni di modifica della legge regionale, che sono anche qui un fatto assolutamente dissennato. E l'argomento principe di questi disegni è la possibilità di gestione dei canili rifugio e dei canili sanitari, di gestione e costruzione da parte di soggetti privati. Cioè si tenta di far entrare nel settore randagismo e nella gestione non del problema ma della conseguenza del problema, cioè nella gestione dei canili, il privato, quindi imprese che a pieno titolo hanno bisogno di trarre reddito da questa problematica. È un po' come affidare la lotta contro il cancro ai polmoni ai produttori di tabacco, di sigarette, insomma non si capisce quale sia il senso di questa cosa. I privati non danno garanzia di benessere, non consentono, laddove già ci sono, quei controlli alle associazioni animaliste che tendono appunto ad assicurare il benessere degli animali. Per loro ha senso il discorso tot cani, tot introiti. Il resto è guadagno. Non sarebbero nemmeno guadagno. Incentivati alle adozioni. E ovviamente non sono incentivati alle adozioni e non sono certo loro disposti a farsi soggetti e promotori di tutte quelle iniziative tese ad arginare il fenomeno. Il canile dovrebbe essere intanto un luogo dignitoso e ben messo, ben fatto di custodia, riabilitazione e reinserimento dell'animale, ma dovrebbe essere un fenomeno ad esaurimento. Bisognerebbe poter produrre canili riconvertibili in altro, perché noi il problema dobbiamo eliminarlo. Se oggi servono 500 posti cani, domani dovranno servire 400, 300, 200 e poi ridurci alle semplici emergenze. Così non è e così certo non incoraggiamo se affidiamo la gestione di queste strutture, quindi il reddito che ne dovrebbe derivare, a soggetti privati. Quindi è una cosa assolutamente dissennata, ripeto, non so se è un caso o meno la corrispondente situazione politica, so per certo che in passato ci sono state delle gravi rotture tra la parte politica e la parte animalista proprio su questo argomento. È una diatriba che dura da almeno 4-5 anni questa. E purtroppo da questo punto di vista c'è una sentenza della Corte Costituzionale che autorizza e riconosce anche ai privati il diritto di avere dei canini. Sì, però questa sentenza è stata stravolta, ci sono anche le linee della vecchia 281 del 91 e comunque il ruolo di controllo, di verifica, di compartecipazione delle associazioni non può essere assolutamente disatteso. E proprio su questo purtroppo non è idoneo a una trasmissione, però esistono pareri legali curati dalle associazioni animaliste che ben chiariscono questo aspetto e ben chiariscono come le proposte di legge vanno ben oltre questa sentenza della Corte Costituzionale. Veniamo a Foggia. Sul fronte dei difensori degli animali, sul fronte animalista, c'è stata una grave spaccatura negli anni scorsi. Diciamo che questa spaccatura, che forse già esisteva, è poi stata consacrata e resa ufficiale da una sua infamosa intervista a Striscia Notizie, inviata Fabio Minimo.
argomento che mi fa veramente sorridere perché si sono dette tante sciocchezze su queste cose. Allora, io sarei quello che ha chiamato Edoardo Stoppa a Foggia per fare questa intervista nelle fantasie di alcuni. In realtà io Edoardo Stoppa non lo conoscevo, cioè lo conoscevo per averlo visto in televisione, è venuto nel mio ambulatorio accompagnato da alcuni animalisti e saranno loro a dover dire se credono di averlo chiamato e mi ha fatto un'intervista sulla questione regionale pugliese. Ho detto quello che sapevo e ho parlato di numerosità sospette in alcuni canili dove i gestori, associazioni sospette, non parlo di Foggia ovviamente in questo caso, accumulavano cani perché venivano pagati a cane, d'accordo? E questa era una situazione della quale ero a conoscenza per il mio ruolo proprio in commissione randagismo. Sono situazioni essenzialmente del Brindisino e del Leccese. Il buon Stoppa ha montato il servizio in maniera da trarre in inganno, far ritenere ai disattenti che io parlassi di Foggia. Non parlavo di Foggia, questo ormai lo hanno capito anche quasi tutte le pietre, quindi non, però la frattura per me è rimasta. La frattura è rimasta, non è un problema né mio né di altri fratturati o fratturandi. C'è stato questo servizio sul canile di Foggia in contemporanea, che è un servizio obiettivo, giusto, reale. Quel canile è uno schifo, bisognava saperlo prima, bisogna dirlo adesso, tant'è che si sta facendo ogni sforzo per superare una situazione assolutamente inadeguata. La differenza qual è? Che prima qualcuno lo definiva un buon canile, in contesti particolari, addirittura a 5 Stelle, nessun riferimento politico ovviamente, mentre bisognava dire subito che quel canile è impraticabile. Abbiamo iniziato a dirlo insieme all'associazione Largo Raggio, che io seguo nella gestione del canile, abbiamo iniziato a dirlo subito. Le strutture sono vecchie, fatiscenti, il canile è sovraffollato, per cui quel canile è stato anche sotto sequestro. Adesso è anche sotto sequestro. Anche qui, un po' come Stoppa, pare che l'associazione che gestisce abbia voluto il sequestro. No, non è così assolutamente. Il sequestro ha mandato in crisi un meccanismo virtuoso di ingressi, uscite, adozioni e soprattutto ha messo allo sbando tutti quei volontari a cui capitava di raccogliere cani che non potevano più entrare in canile a causa del sequestro. Quindi è stata, sotto questo punto di vista, un atto giusto, tra virgolette, perché poi c'è un inciso da fare, ma una iattura per quello che riguarda la gestione del territorio. Giusto, tra virgolette, perché non si capisce come a situazione immutata da 20 anni si arriva ad un'ispezione ASL in gennaio, ASL e Vigili Urbani, che era un'ispezione di routine, che si ripete poi a fine marzo e porta al sequestro. Cioè non si capisce qual è stato il di più che ha fatto scattare questo sequestro. Il di più non è né il sottoscritto né l'associazione che lo gestisce, non ci riguarda, ci adeguiamo a quelle che sono le disposizioni delle autorità, nient'altro. Senatore, nel frattempo l'associazione Largo Raggio che lei ha citato è in attività per costruire un nuovo canile sul territorio foggiano. Sì, è un'iniziativa importante, è un'iniziativa coraggiosa, sia dal punto di vista dei contenuti, perché si è appena detto che i canili non sono la causa, ma l'effetto, la conseguenza di un problema. Per cui, e io sono tra quelli, spesso si è detto non bisogna spendere soldi in canili. Però intanto quei poveri animali che non hanno la fortuna di avere una famiglia hanno diritto quantomeno a avere uno spazio accettabile, dove si possa aprire loro una prospettiva futura. Ci sono cani con patologie comportamentali, cani fobici, cani aggressivi, che non si può certo sperare di recuperare all'interno di un canile come quello di adesso. E quindi bisogna offrire le giuste risorse
per questi cani. Anche perché l'associazione sta facendo dei lavori egregi, si stanno riuscendo a dare in affidamento anche cani anziani, addirittura cani in fase terminale che trovano accoglienza proprio per avere in offerta, per vedersi offrire un fine vita e una fase di passaggio, almeno quella dignitosa e non nel fondo di un box. Quindi coraggiosa perché appunto esprime dei contenuti che vanno espressi, nonostante sarebbe bello poter investire solo in prevenzione. Coraggiosa dal punto di vista economico perché un canile ben fatto, che abbia gli spazi giusti per far vivere e rivivere una serie di cani problematici, che abbia gli spazi giusti per accogliere i cittadini e portarli a partecipare alla vita del canile, a fare delle visite in canile che abbiano un senso, che non siano una serie di momenti strazianti, o poverino, o che disperazione, eccetera. E un canile che sia anche un luogo di prima accoglienza e quindi di trattamenti sanitari, di quanto viene previsto dalla legge e di trattamenti di prevenzione, pur essi previsti dalla legge, insomma, è una scelta importante. Non dobbiamo fare un canificio, dobbiamo fare un parco canile. A Foggia hanno deciso di chiamarlo Villaggio Quattro Zampe, io trovo che sia un gran bel nome. Bene, il tempo a nostra disposizione finisce qui, sicuramente torneremo a parlare della situazione del canile di Foggia, delle attività di largo raggio e cercheremo di aiutare per quanto è nostro potere la costruzione di questo nuovo canile. Grazie a Sergio Spirito per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguiti, alla prossima puntata, arrivederci. Grazie.